Ciao a tutti e bentornati sul canale di DriveK Italia e ad un nuovo episodio della nostra rubrica riguardo al noleggio a lungo termine, che come ormai ben sappiamo è un'alternativa all'acquisto di una vettura nuova molto gettonata. Se vi siete persi il primo episodio in cui parliamo generalmente di questo noleggio a lungo termine, quindi vantaggi e svantaggi, pro e contro, ve lo lascio nelle schede, insieme a tutti i link utili al sito di DriveK, dove potete seguire passo passo questo video e trovare la vostra nuova auto a noleggio. Ma parliamo di questo mese di aprile e che cosa puoi trovare in offerta sul nostro sito. Ricordiamo brevemente che quando parliamo di noleggio a lungo termine parliamo di un tipo di contratto per cui si riceve una vettura che si tiene per un periodo prolungato da circa 24 a 48 mesi, con un anticipo da versare una tantum e un canone di affitto da versare ogni mese. In cambio si riceve la vettura da guidare e una serie di servizi che variano in base al tipo di contratto che si andrà a stipulare. Ma per le offerte che vi andrò a mostrare in questo video sappiate che la manutenzione ordinaria e straordinaria sono incluse, così come la supervalutazione dell'usato, l'assicurazione con polizza cristalli e l'assistenza stradale H24. Oltre che il servizio di pick up and delivery, per cui ti arriva l'auto nuova direttamente a casa. Che non è niente male, un pacchetto completo se chiede da me. Ma partiamo con la categoria crossover e troviamo una vettura che è in giro da qualche anno ma che è ancora molto in voga, ovvero l'Audi Q2. In configurazione 1030 TFSI, quindi benzina e allestimento business, viene offerta questo mese a 369 euro al mese, a fronte di un anticipo da versare da 6.100 euro. Per una durata del noleggio di 3 anni e un limite di 15.000 km percorribili ogni anno. Per darvi un termine di paragone, sempre in casa Ingolstadt c'è anche la Q3, questa volta diesel ad un canone naturalmente più sostanzioso, parliamo di 595 euro al mese. Perché di segmento superiore, ma anche qui abbiamo 15.000 km inclusi e un contratto di 4 anni, quindi leggermente più lungo. Attenzione però, perché praticamente la stessa cifra potete portarvi a casa l'auto di segmento superiore, la Q5 in motorizzazione 40 TDI, che addirittura ha un canone inferiore rispetto alla Q3. Com'è possibile? Beh, perché la potrai guidare di meno, 10.000 km all'anno al posto che 15.000, e dovrai versare un anticipo leggermente più consistente. Rimanendo nel gruppo Volkswagen, molto interessanti come offerte del mese, troviamo la T-Roc e la recentemente rinnovata T1. Entrambe guidabili per 2 anni, quindi un noleggio a lungo termine breve, entrambe con il TSI benzina, 1.000 per la T-Roc e 1.500 per la T1, un anticipo da versare identico di 3.660 euro al mese e un canone mensile rispettivamente di 349 e 399 euro al mese. In alternativa a T-Roc, un altro SUV di segmento B particolarmente gettonato in questo periodo è in offerta questo mese, niente meno che la Jeep Avenger. Praticamente lo stesso canone mensile di T-Roc, quindi 359 euro al mese, stesso chilometraggio annuale e un anticipo leggermente più consistente. Tra T-Roc e Avenger, quale sceglieresti? Scrivimelo nei commenti. Se invece desideri una vettura un po' più premium, c'è anche Volvo XC40. La svedese in allestimento Essential e motorizzazione B3 è offerta questo mese a 513 euro. Quindi sempre per darvi un riferimento, a metà strada tra un Audi Q3 e una Volkswagen T-Roc. Ma se vuoi proprio esagerare e portarti a casa per 3 anni una Tesla Model Y Dual Motor Long Range con batteria da 75 kWh, dovrai mettere in conto una spesa mensile di 885 euro al mese. Potrai guidare la vettura di Elon Musk per un massimo di 10.000 km all'anno, quindi all'incirca 800 km al mese. E qui ricordo che prima di sottoscrivere un contratto di noleggio a lungo termine bisogna mettere in chiaro le proprie esigenze di mobilità, quindi capire quanti chilometri abbiamo bisogno di fare all'anno e ogni quanto volete cambiare la vettura, perché appunto uno dei vantaggi del noleggio a lungo termine è il fatto di poter avere sempre l'auto nuova ogni 2-3-4 anni, quindi aggiornata anche in termini di tecnologie. Ma sempre rimanendo interamericana, la entry level, sempre di Elon Musk, ovvero la Model 3, ha un costo decisamente più contenuto della Model Y, parliamo di 609 euro al mese per le stesse condizioni. E infine passiamo alle compatte del mese, per cui troviamo, udite udite, Fiat Panda. Con il motore 1000 Farfly da 70 cavalli in mild hybrid può essere tua a 209 euro al mese, questo costituisce l'offerta più economica di tutto questo video. L'unica che si avvicina ovviamente è un'altra cittadina come Toyota Aygo X, che occupa il piccolo segmento degli altrettanto piccoli crossover A. La piccola giapponese viene 259 euro al mese, un costo abbordabile e non considerevolmente maggiore di quello della Panda, anche visto la carrozzeria leggermente più rialzata, i comfort e il design. Ma come in ogni video di questo genere potrei andare avanti all'infinito e dirvi tutte le centinaia di offerte che troviamo sul nostro sito di DriveK. Vi ho dato semplicemente quelle più interessanti e quelle più in voga del momento. Ma ora tocca a voi sbizzarrirvi sul nostro sito e configuratore di auto nuove, impostare i filtri, configurare le vetture, confrontarle, potete fare ciò che volete, tanto DriveK è gratuito. E fatemi sapere con un commento cosa ne pensate del noleggio a lungo termine, se ne usufruite già o se avete intenzione di sottoscrivere questo tipologia di contratto. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi contenuti e noi ci vediamo al prossimo video.